o anche di avvicinamento di cui vogliono che ci parlasse. Dunque, grazie per avermi invitato. Io sottoscrivo pienamente quello che ha detto Andrea prima, di fronte a tirare persone che sono vissute sul palco, sia probabilmente a molti che sono davanti a me in questo momento. Io, appena Andrea ha fatto un viaggio con Luca, io neanche quello ho fatto. Io conosco l'amicizia con Luca, è nata nel 2008 ed è un'amicizia fatta di complicità molto intensa, ma anche di, insomma, di messaggi, lunghe telefonate, di messaggi anche, io non credo la responsabilità di dire qualche parolaccia, posso, da cazzoni, così, e di itinerari che si sono incrociati perché evidentemente appunto c'era un'intesa e secondo me il modo in cui ci siamo conosciuti racconta perfettamente questa epifania, diciamo, di questa amicizia fatta di appunto di lunghe chiacchierate, di inviti reciproci, soprattutto io invitavo lui a presentazioni di questo genere. Ci siamo conosciuti grazie a due amici in comune, Lali, che sono già qua, due musicisti di questa città, e Lali mi ha detto: guarda che stasera c'è la Stella che presenta il libro di Stefano, La Vena d'Oro. Io ero veramente emozionato perché per me Luca Rastello non era Luca Rastello, ma era Luca Rastello quello che aveva scritto La Guerra in Casa. E io stavo girando il documentario sulla Bosnia, la Guerra Civile, La Guerra non ci sarà, e per me La Guerra in Casa era come la bussola per i marinai, era uno di quei due o tre testi fondamentali. Ma ci tengo a dire che La Guerra in Casa non è solo un bellissimo libro sulla guerra in Bosnia, è un bellissimo libro, punto e basta. È un libro sulla vita. È un libro che si può leggere anche, insomma, dico conosco senza sapere già la vostra, no? Ecco, è un libro che ha letto. Io ero veramente molto emozionato perché, cioè, per me era un mito, insomma, perché quel libro veramente mi aveva aiutato a cambiare prospettiva, no? Ed è successa una cosa simpatica. E quando Lali ci ha presentato, Don Luca, lui, Daniele, ti vuole conoscere, io, ciao, sono Daniele. Daniele, ma tu sei quello che ha fatto i nostri anni. E lui, ed era lui che è stato dicendo, ma io sto facendo il film. E allora io mi sono sentito ancora più imbarazzo, perché però ci siamo guardati negli occhi, ci siamo conosciuti con molta semplicità, da quel momento siamo diventati amici. Devo dire che ha fatto una cosa, che è andato dal libraio che ospitava questa cosa e ha comprato una copia di Piove Passioni, io sono nel mercato, e me l'ha regalata. E questo fatto che fosse andato lì senza perdersi in chiacchiere, cioè che fuori il portafoglio ha pagato i suoi libri per regalare i libri che probabilmente gli avrebbe regalato, cioè gli avrebbe tra le figlie, no? Forse così come è un gesto, e poi è stata un'amicizia che è nata e cresciuta attraverso questi itinerari che si incrociavano. Io gli ho chiesto se voleva dare un contributo al libro che era accompagnato in cui di Radio Civiti. E ricordo che una delle nostre prime lunghe chiacchierate è avvenuta via Skype, è durata credo 2 ore, in cui non abbiamo parlato, abbiamo parlato di tutto, ma non era quella chiacchierata che volevo registrare, ed era a casa sua, a casa vostra. E mi ricordo che forse a un certo punto è comparsa qualche figlia dietro, insomma è stato riuscito anche uno dei quadretti abbastanza divertenti, così. E poi da lì abbiamo cominciato a sentirci, a vederci.
crederci e a, devo dire, forse anche a pensarsi, ecco. E lui poi mi ha confessato una cosa dopo che abbiamo registrato la conversazione con lui, in cui ovviamente parlava più lui di me, giustamente era andato per quello, per ascoltare lui, non per dire delle cose io, che poi è finita il libro, è proprio il mio DVD, e lui mi ha confessato una cosa, mi ha detto: guarda, ti devo dire che io detesto tutti i documentari fatti sulla Bosnia. Se non fossi stato tu a dirmi di vedere il documentario, probabilmente non l'avrei visto, avrei fatto male, perché, e infatti, insomma, per me è piaciuto molto, e devo dire che spesso ci siamo incontrati, che sono in quella volta a Torre Belli, ci siamo incontrati perché c'era il documentario lì, eravamo insieme a presentare il documentario lì. E poi questo incrocio di itinerari è continuato, sempre un po' sfasato, sempre perché lui ne aveva parlato prima, ad esempio anche con la mia classe, perché anche lì un libro con una frontiera addosso, su questa questione della migrazione è un libro fondamentale. E non è tanto sulla questione della migrazione, attenzione, sulla questione della migrazione, ma sulla questione nostra, sulla questione della democrazia, molto spesso, ahimè, si dice in tale, proprio quando si trova a dover gestire dei fenomeni che fanno saltare il capo delle contraddizioni e mostrano che, ahimè, il re è nudo e che forse spesso queste sono parole che sono le scatole vuote. E ricordo un bellissimo incontro, veramente uno dei regali che mi ha fatto Albaretti, vicino a Albaretti, quando presentavo insieme alla mia classe. Bellissimo, veramente, ha fatto un discorso vocale, proprio incredibile, e un discorso che poi già ci ha fatto prima Giorgio, una delle cose che lui detestava di più era questo uso veramente cazioso della parola legalità, come se fosse sinonimo di giustizia. La legalità, cioè la legalità ridotta, la legalità che questo si dimentica che la legalità è il risultato dei rapporti di forza della società e diventa sinonimo di giustizia, quando la legalità è un tipo di guardare la cucina, ci puoi tagliare il pane, ci puoi spezzare qualcuno. È uno strumento, dipende quali sono i valori che muovono la mano. Però se tu fai già diventare quella roba lì sinonimo di giustizia, e già siamo frustrati. E su questa cosa qua lui era veramente era incazzato nero, era il ferocino. E qui arriva l'ultima traiettoria che ci ha fatto incontrare che è il documentario che ha girato di Susa, che è qui. E qui veramente, appunto, veramente, io quando Luca ha elencato, ho letto, ovviamente, ho letto così alcuni articoli che erano usciti, e sapete, questa è la città del Ben Gentile, no? Ma il Ben Gentile, questa è una città. E io ho letto anche degli articoli, no, in cui appunto, in modo molto, in realtà, corretto e appunto ben gentile, si diceva, tra le altre cose, lo trovo anche Andrea De Benedetti di Binario Morto, sulla questione della Torino Mondione, questione opera che sulla quale Luca Stella non era d'accordo. Cioè, come se ci fosse così, una sala del tè, no, si parlasse, mi piace questo quadro, insomma, ma sì, no, l'ultimo disco no, non era d'accordo, era, cioè, faceva schifo, ma non la grande opera in sé, faceva schifo, per dire la Conrad, no, l'allone di menzogna che c'era, che si vede intorno alla luna, cioè questa coltre, questa cortina fumogena, qui ha accennato benissimo Andrea prima, fatta non solo di propaganda, ma anche soprattutto di reticenze che gridano veramente vendetta, perché, e qui arrivo a un'altra, secondo me un'altra cosa che mi ha emozionato molto quando è stato richiamato alle passeggiate, no? Questa Torino
così un po' slabbrata, no? Che si fa il trucco, ma che comunque ancora lì. E con il rapporto con questa città, lui ogni tanto, sempre con grandissima ironia, con grandissima. Perché poi si incontravano appunto disperazione, amarezza, ironia e grande voglia di ridere, però ci domandavamo, no? Ma non dico la classe politica di questa città, lasciamo perdere, ma cioè, non lasciamo veramente perdere, ma per dire, il mondo culturale di questa città rispetto a una questione come questa della territoriale con tutte le sue implicazioni, no, ad esempio lui era di nuovo incazzato nero, almeno parte della legislatura di questa città, come ha detto lui pubblicamente molte volte, quindi non è che spero di essere io interpreto, che appunto è pronta a tirare fuori la cosa di terrorismo per dire ai ragazzi che ammazzano un compressore e poi chiedono 6 anni per la gente che butta le molotov su alle roulotte in campi rom e che rischiano di ammazzare i bambini, così, ecco. Su questa roba qua, quindi, cioè, soprattutto nella fase che lui ha detto delle ultime cose, io ho un grandissimo impianto di non averlo registrato l'ultima volta che siamo usciti insieme, che siamo visti fuori da casa sua, prima che la malattia lo sporcasse, impedisse di uscire. A una presentazione di un amico che oggi non è potuto essere qua, Marco Letti, che ha scritto un libro su un'opera teatrale ispirata alla leggenda di Sole Parello, due ragazzi del 98 che si sono, tra virgolette, suicidati, e come diceva un suicidio molto indotto, è andato un discorso di una. Così sanguigno, così viscerale, però sempre molto lucidante, sempre dato da quella sua ironia, che io appena ho finito di fare, e forse come dire, erano quei discorsi che si fanno quando si sa che si ha, vuol dire che chi se ne frega, no? Ecco. Io ho detto, ma perché non ho tirato fuori il telefono, non l'ho registrato? E veramente, e tornando a Torino, io volevo leggere un passo di Buoni che appena ho finito di leggere, gli ho subito telefonato perché ci teneva a dirgli che veramente avevo sentito raccontare la mia città in questo modo. E la città dove io non sono nato, dove sono cresciuto, in questa città di appunto dove siamo tutti, almeno io non ho nessun amico della mia generazione che sia andato a Torino, genitori torinesi. Comunque, va bene così. Spero, no? Allora, ed è dietro, credo, la carta vetrata di questa pagina, che è una carta vetrata, come dire, gettata sulla faccia, c'è neanche una dichiarazione d'amore, perché credo che parlare con amarezza e disperazione di un posto non si possa fare se non lo sia. Cercherò di leggere questo pezzo, non so quanto è chiaro, comunque va bene. Dalla strada non si vedono i fuochi, frustati dal vento che batte di scheletri d'acciaio. Prima erano tempi del lavoro, capannoni alti come basiliche o grattacieli, centrali di energia al servizio di un sogno di industria, officine, luoghi della fatica feriale, difesi con orgoglio da quelli che dentro sbuffavano e smadonnavano per 8 ore almeno, su 3 turni. Ogni giorno che Dio posava sulla terra, loro dannati e pure desiderati. Ora la città vive una sua vita schema da insetto o da serpe bastonata, un nuovo sogno sognato con meno tenacia, che moltiplica i cantieri, parassiti di un futuro terziario promesso ogni sera e rimandato, e la sua gente ora cammina di lato, scatta ogni passo, cambiando preghiera. Il sogno ha la forma di scatole di calcio a poco prezzo, arancione e azzurro a 16 piani, da tirare su di fretta perché arriveranno le Olimpiadi e allora tutto cambierà. Si muovono veloci,
come fanno i tagli nel legno o i castori quando costruiscono in mezzo all'acqua, ma su un territorio vasto, e tanta parte rimane inesplorata, protetta per decenni dalle mura delle fabbriche, accessibili solo da precisi, a livelli diversi, da persone con diversa qualifica. Adesso quel terreno è aperto, gli spazi di tempo inviolabili se ne stanno violati, sventrati a ridosso delle strade, la vegetazione li invade, oscena, anche d'inverno, e si aprono trappole proprio vicino ai piedi di chi passa. La vecchia industria ha perso il suo pudore, si offre a chiunque per un'ultima emozione segreta prima delle ruspe. Rimane sempre guardiangolo selvatico fra le macerie e i rovi, dove sopravvive un intero popolo alla macchia, come le blatte nelle crepe dei muri, in lenta fuga dalla colonizzazione immobiliare. Non andare a cercare. La loro è una terra pericolosa, sottratta alle abitudini della città. Basta appostarsi la sera sul marciapiede e guardare le murate delle vecchie fabbriche, e allora li vedi saltare, i saltatori dei muri, quelli con i propri spazi abbandonati. Volano di sopra dei muri e atterrano sul marciapiede, flettendo le ginocchia, scarpe da ginnastica da lunghi nudi, iniziano il turno, oppure hanno due soldi da spendere, vogliono per sé almeno una fetta della grassa notte di questa città occidentale. Saltano e uno a uno, per non farsi vedere troppo, hanno capito la mente dell'uomo che rifiuta quello che si nota e apprezza chi tace. Hanno addossato pedali di fortuna alle mura dei loro fortini, sul lato interno, e li usano come trampolini. Sono pochi a vederli, per ora, la città, agli occhi impastati del suo magnifico futuro, pattini d'argento, il sorriso d'architetti, la cravatta dell'assessore ottimista.